Buongiorno anche da parte mia. Allora, io vorrei consegnarvi alcune riflessioni prendendo spunto da molte cose che sono già state dette, ma presentandole in una prospettiva un po' diversa. Vorrei innanzitutto parlarvi dei fattori che influenzano o impattano in maniera molto forte sul tema della previdenza, in particolare sulla regressione del welfare state, ma anche proponendovi alcune riflessioni su altri elementi, altri fattori che contemporaneamente presenti rischiano di rappresentare o già rappresentano un rischio rispetto alle forme attuali di approccio sussidiario alla previdenza. E poi vorrei proporvi, ancorché in modo estremamente sintetico, alcune opinioni tratte da una recente ricerca, quindi sul pensiero degli italiani rispetto all'approccio ai temi previdenziali, potendo contare su un'analisi comparativa tra quello che pensavano gli italiani 3 anni fa, indagine del 2007, ripetuta adesso nel 2010, e quindi per poterne cogliere alcune differenze, quantomeno per identificare dei trend. L'altro elemento che vorrei portare alla vostra attenzione è rappresentato dalla ricerca di un differente approccio, perché occorre dal mio punto di vista individuare quali possono essere gli elementi, quali possono essere i fattori per, come dire, spingere oltre quello che già è successo la sussidiarietà, l'approccio a cui molti dei relatori che mi hanno preceduto hanno fatto appunto riferimento. E infine provare a proporvi un caso concreto nel quale questo approccio si sta in qualche modo sperimentando. Ad ogni buon conto l'obiettivo del mio intervento vuole essere un tentativo, vuol provare a dimostrare o quantomeno ad argomentare come oggi non ci sia tanto un problema di disponibilità di strumenti, di prodotti o di soluzioni, ma semmai c'è un problema di comprensione, di fruibilità rispetto a chi evidentemente ne deve godere appunto dei medesimi strumenti. Ecco, allora, diciamo che non starò a tediarvi perché se ne è parlato molto, moltissimo dei fattori demografici e quindi di quanto questo possa impattare soprattutto in termini di peggioramento del rapporto tra lavoratori attivi e quindi e non lavoratori in termini di sostenibilità del welfare così come lo conosciamo oggi. Il tema della piramide, che già oggi non è più una piramide, la parte rossa è, vado via velocissimo perché credo che siano argomenti stranoti, quindi la parte rossa è rappresentata dai lavoratori, la parte blu da coloro che non lavorano e quindi quanto questa prospettiva, quanto questa proiezione certamente ricondurrà ad una figura geometrica piramidale, ma che ha l'unico difetto di essere una piramide ribaltata e dove il numero dei lavoratori sarà assolutamente meno congruo rispetto a quello dei lavoratori, dei non lavoratori. L'altro tema a cui ritengo si debba fare attenzione, e ripeto, non stiamo scoprendo nulla di nuovo oggi, ma forse la riflessione che va fatta è come ciascuno di questi elementi sommato agli altri elementi crei una miscela a dir poco esplosiva. Anche la struttura familiare è profondamente cambiata e sta ulteriormente progressivamente cambiando, quindi non ci sono più le famiglie numerose, spesso i figli unici vanno a studiare all'estero, talvolta costruiscono una famiglia all'estero, il fenomeno di cui si è parlato anche in questo convegno, quindi della progressione delle famiglie composte da un'unica persona, quindi single, che in qualche modo riducono quello che da sempre è stato il primo livello di approccio sussidiario, quindi il primo livello di previdenza complementare è di fatto stato costituito dal nucleo familiare, almeno per quanto riguarda il nostro paese. Questo è ben evidenziato da questo grafico,
nel quale, relativamente al tema dei non autosufficienti, espone e propone come nella colonnina rossa si evidenzia quello che viene fatto con l'uso, come dire, esclusivo dei familiari, cosiddetti con il familiare stretto, che in funzione dell'aiuto domestico, dell'organizzazione, del sostegno psicologico, eccetera, eccetera, vedete quali sono le differenziazioni, quindi qual è il portato relativamente agli attuali 2 milioni di non autosufficienti, di persone anziane non autosufficienti, come questo in qualche modo impattano rispetto all'elemento del cambiamento della struttura familiare. E, come non dimenticare che, ad esempio, solo 10 anni fa la parola badante fosse sconosciuta ai più. Oggi il termine badante, quindi ricorso, quindi extra, diciamo, assistenza familiare, il ricorso alla badante è sempre più frequente, il costo delle strutture complementari, diciamo la struttura pubblica, è estremamente elevato, molto spesso non gestibile dai redditi delle famiglie. E poi c'è un altro tema, il tema della complessità e della instabilità dei mercati finanziari e quindi della complessità alla gestione del fai da te. Lo stereotipo dell'italiano o delle famiglie italiane è sempre stato, è da sempre stato rappresentato nella frase, no? Bot italiani, bot people, quindi grandi fruitori dei titoli di Stato e soprattutto grandi utilizzatori delle cedole per poter integrare il reddito da pensione. È sotto gli occhi di tutti che questo approccio è un approccio che possiamo definire concluso. Questo solo per dare una rappresentazione di quello che è successo, le montagne russe, no? Il cardiopalma assistito negli ultimi 2 anni, e quindi pensate come, intanto lo pensate come gestori di patrimoni, ma pensate quanto l'approccio del singolo individuo potesse essere complicato in un andamento come quello che abbiamo osservato negli ultimi 2 anni. A fronte di questa situazione, va anche detto che alcune forme di risparmio abbiano rappresentato un buon livello di stabilità in questo contesto pur molto tormentato. Ho qui rappresentato l'andamento delle gestioni separate in un congruo periodo comparativamente ai titoli di Stato, al TFR piuttosto che al tasso di inflazione, non solo in quanto soggetto interessato, quindi non solo in quanto assicuratore, ma anche perché, e lo vedremo tra qualche minuto, anche perché questo ci è propedeutico e ci è utile nel commentare alcune delle aspettative che gli italiani hanno rispetto alle forme di risparmio. Che cosa voglio dire? Che certamente possono esistere, e voi lo sapete benissimo, delle forme più efficaci di gestione del risparmio. Il risparmio in riserve matematiche è normalmente quanto di più efficiente si può tradurre in garanzia sicuramente di capitale, di risultato e quindi nella gestione del medio e lungo termine anche in trasformazione in prodotti di rendita. Bene, arriviamo adesso a quello che è il pensiero degli italiani rispetto ai temi previdenziali. Allora, ne emerge un quadro, ripeto, questa prima parte che vi rappresento è riferita ad una ricerca del 2007. Gli italiani si dichiarano confusi rispetto alla situazione previdenziale, hanno la certezza che il potere d'acquisto, lo stile di vita nel quando saranno in pensione sarà peggiore rispetto a quello che invece rappresenta in attività lavorativa. 2/3 della popolazione non sa quantificare questo livello di scopertura e più della metà degli italiani è convinto che il suo reddito nell'età di pensione non sarà sufficiente a coprire tutte le spese. In questa tabella è rappresentata una forte incoerenza
appunto nell'atteggiamento degli italiani. Gli italiani sono, dopo i cinesi di Hong Kong, il popolo più preoccupato per i rischi connessi i rischi connessi alla vita. Sono rappresentati sulla vostra sinistra, dove questi rischi sono sostanzialmente quelli legati alla salute, al futuro dei figli, alla situazione finanziaria in pensione e così via. Ma paradossalmente, a fronte di questa estrema sensibilità rispetto ai temi legati, ai rischi legati alla vita, non hanno preso e non prendono decisioni rispetto a possibili soluzioni. E qui voglio portare alla vostra attenzione che verosimilmente una certa responsabilità ce l'hanno anche, ce l'abbiamo anche noi, diciamo, addetti ai lavori, perché una parte importante dice non ci ho mai pensato, un'altra parte, il 30% quasi, dice troppo caro, quindi le soluzioni ci sono, ma sono eccessivamente care rispetto al risultato, non ne ho bisogno, non è ancora una preoccupazione, non mi interessa, eccetera. Quindi evidentemente c'è anche un problema di educazione e di sensibilizzazione su questi temi. Diciamo che questo sembrerebbe ulteriormente confermato dal fatto che ormai sono un po' di anni che gli aventi diritto all'accesso a forme di previdenza complementare è sostanzialmente fermo ad una percentuale di circa il 22%. Che cosa è cambiato nel giro di questi anni? Quindi in questi 3 anni è stata ripetuta questa ricerca e sostanzialmente gli italiani continuano ad avere una forte preoccupazione sui temi previdenziali, ma non hanno ancora realizzato una reale consapevolezza, nonostante in questo periodo ci sia stata anche, come dire, molta attenzione da parte dei media, quindi è sì migliorato di un po', ma siamo passati dal 33 al 38% di percentuale di italiani che grosso modo conoscono il loro livello di scopertura. Un parametro che direi probabilmente risente anche del periodo di crisi che abbiamo vissuto è che nel complesso il numero degli italiani che si preparano, che quindi si programmano all'età pensionistica, è peggiorato, quindi è diminuito rispetto alla precedente survey, alla precedente osservazione. Un dato positivo è che i giovani, in questo quadro abbastanza desolante, i giovani sono comunque più sensibili al prevedere una forma di interesse, di attivazione e di preparazione al momento ancorché lontano della pensione, e le motivazioni per tutte sono riferite all'indebolimento, quindi alla percezione che il welfare pubblico, il welfare state, certamente non sarà più possibile così come lo conosciamo oggi.